Ecco qua. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao Ginevra, Vedo lo grazie per sfondo. avermi invitato. Figurati. Vedo lo sfondo di una bella giornata intanto, che non Sì, guasta. decisamente, giornata strepitosa, anche se in lockdown, per fortuna sono su questo terrazzo. Purtroppo, quello siamo tutti nella stessa situazione, quindi ci possiamo Sì. fare poco. Sei più fortunato te in questo momento. E io Sì, il cantiere stavo. devo dire che aiuta un po'. Sì, infatti, con la scusa, esatto. Io stavo giusto presentandoti velocemente, ma prima di iniziare con il progetto, ti direi di raccontarci un po' di te e del tuo studio. Sì, è uno studio che si occupa, diciamo, prevalentemente di retail e ospitalità. Sul retail si chiama ormai da una vita, da 15 anni, Mugi in Italia e in Francia, un cliente che, diciamo, ci ha accompagnato dalla nascita sino ad oggi e spero che continuerà ad andare avanti perché è una collaborazione molto interessante. E poi invece l'altro lato, diciamo, sull'ospitalità, abbiamo dei cantieri aperti di alberghi. Questo, nello specifico sarà appunto un altro albergo. Lavoriamo con diversi nuovi brand che stanno nascendo, che si stanno sviluppando ora. È un periodo molto interessante, penso, per l'hotellerie, al di là del dramma che sta vivendo in quest'anno per questo fattore, che però ritengo un fattore esogeno, che quando poi passerà l'Italia a tornare ad essere una destinazione desiderata, ambita. Assolutamente, si spera di tornare più forti di prima da questa purtroppo bruttissima situazione. Però ecco. Sì, però diciamo le prospettive, quello che si vede in giro, i movimenti che ci sono in giro anche di mercato, anche di aziende estere, c'è un grandissimo interesse per l'Italia in assoluto, per il sud. Roma sta esplodendo, ci sono una quantità di cantieri aperti rispetto all'hotellerie, parlo, enormi, cioè controtendenza rispetto a quello che stiamo vivendo ovviamente adesso, però sono sempre lavori in prospettiva, sono dei cantieri in cui si investono molti soldi, il cantiere dura tanto, poi è un investimento che è per i prossimi 20 anni, quindi, come dire, hanno un Certo. respiro che non è certo, mi auguro, quello di questa pandemia, che spero stia andando a finire con le vaccinazioni, quindi, diciamo, potremo guardare al futuro in un altro modo. Assolutamente, speriamo assolutamente di sì. Io stavo anticipando che tu ti trovi a Milano in questo momento, che l'hotel che stai realizzando è una ex centrale telefonica. Se tu ci vuoi inquadrare da dove ti trovi qualcosa per farci vedere più o meno dove sei. Mentre Sì. magari ci racconti del progetto in se stesso. Sì, adesso mi trovo nel terrazzo, il terrazzo all'ottavo piano, uno spazio in cui esattamente 2 anni fa, all'ultimo Salone del Mobile, avevamo fatto un'installazione che si chiamava Faro Milano. Era una struttura leggera di metallo, che è questa qui che vedi, diciamo, nascondeva dentro di sé una camera d'albergo. Era la presentazione di questo nuovo brand che si chiama 21 Way of Living, che abbiamo aperto il primo in Città Studi esattamente un anno fa, ahimè, prima del lockdown, e poi questo sarebbe il numero 2. E 2 anni fa avevamo fatto questa installazione. Purtroppo l'anno scorso non c'è stato il salone, quest'anno anche salterà. Speriamo di tornare di nuovo, diciamo, al Salone del Mobile, a poterci abbracciare e stare di nuovo insieme. La localizzazione, come dicevi tu, è una centrale telefonica sui Navigli, praticamente si affaccia sulla Darsena. Questa è la vista, diciamo, Allora, 360 riusciamo a vedere un gradi. poco della vista. Se riesci a girare la foto. Ecco, ora sì. Scusate, No, no, questa qui esatto, la è la fotocamera, vista, se vuoi. diciamo, che si vede dal terrazzo. Questo qui sarà lo sky deck. E al piano sotto, nella copertura al piano sotto, ci sarà una piscina. Diciamo, questa qui era una centrale telefonica, dove adesso c'è l'installazione di Faro Milano. Prima c'era un traliccio metallico alto 60 metri, praticamente tutto era alto 100 metri, che serviva per le trasmissioni sia telefoniche che della RAI. Era un edificio di circa 7.000 metri quadri, che veniva utilizzato appunto come
punto di scambio telefonico, cioè tutti i fili del telefono di tutte le case di Naviglia arrivavano qui dentro e poi venivano smistati. Io sono venuto qui 3 anni fa quando era ancora attiva, era impressionante vedere queste masse di fili, diciamo di un'era analogica. Oggi nel digitale lo stesso lavoro si fa in 500 metri quadri, quindi è chiaro che diciamo, gli Sì. sono svuotati tanti spazi. E quindi ha dato l'opportunità anche di valorizzarli e come dire, di utilizzarli per attività legate alla vita comune, piuttosto che avere un edificio così grosso in centro, totalmente disabitato e chiuso. L'albergo che andremo a fare è un po' una di quelle sfide di cui parlavamo prima, cioè di questa nuova ventata di entusiasmo sull'hotelleria e sull'accoglienza, sui nuovi progetti che stanno nascendo, perché è un periodo estremamente interessante, paradossalmente, per l'hotelleria, perché sta cambiando tantissimo. Il digitale ha completamente stravolto l'accoglienza, Airbnb, la disponibilità di appartamenti, quindi abbiamo fenomeni diversificati e interessanti, dagli appartamenti di lusso all'interno degli alberghi con servizi di hotellerie ad altre situazioni dedicate più ai giovani, in questo caso il progetto 21 Way of Living. È uno di questi che intercetta una fascia giovane che cerca di ibridare le funzioni all'interno di un unico edificio. Quindi avremo al piano terra una grande zona co-living, co-working, dove si potrà andare a lavorare, ci sarà anche un ristorante, un bistrò, e oltre che lavorare verranno poi organizzati degli eventi la sera, hanno già fatto diciamo dei link con Rolling Stone, con la rivista per fare anche dei concerti, insomma cercare di far diventare il piano terra di un albergo che solitamente è là oltre Istria, non ci vuole stare mai nessuno, Esatto, un un nuovo luogo. modo di vedere appunto l'ospitality, esatto, di dare una Esatto. vita alla hall. E soprattutto che diventi uno spazio per il quartiere, non solo per chi è ospite della struttura, quindi uno spazio che sia sfruttato, utilizzato dal quartiere e che diventi l'hub, il punto di incontro tra gli ospiti dell'albergo e il quartiere, perché alla fine quello che si cerca sempre di più è la localizzazione precisa, cioè essere a Milano non è più abbastanza, sei a Nolo, sei sul Naviglio Pavese, sei Città Studio, sei all'Isola, perché hanno delle caratteristiche diverse. L'idea di mettere un palco per suonare musica è perché qui c'era Le Scimmie, che era un locale storico pazzesco dove si veniva ad ascoltare musica. Purtroppo a Milano gli spazi per la musica dal vivo stanno un po' scomparendo, e quindi cercare di metterlo all'interno di un albergo, uno spazio di quel tipo lì, come dire, racconta anche la volontà di aprirsi al quartiere, di creare questo spazio che sia un trade union tra i ragazzi che vengono a stare qui nell'albergo e quelli che vivono nel quartiere. Poi anche le camere dell'albergo sono articolate come tipologia di offerta, ci sono anche delle possibilità di long stay, cioè delle stanze per stare tanto tempo, e quindi ci sono delle cucine comuni che abbiamo già sperimentato in Noe, che diventano delle fantastiche situazioni di socializzazione tra ragazzi che arrivano dall'Asia piuttosto che dall'America e che si scambiano le ricette, cucinano insieme, ogni tanto fanno dei disastri incredibili, ma è molto Sì. divertente, devo dire che funziona, funziona. Assolutamente. Io ti faccio questa domanda. Quali sono gli interventi più significativi che hai dovuto fare per questo tuo progetto? Ma il primo, ahimè, le bonifiche, che sono sempre una nota dolente, ma Parlate ci tutti sono di questa sempre. parte delle bonifiche e appunto anche del lato Sì. burocratico, dei vari permessi. Sì, Esatto. tempi lunghissimi, perché anche l'efficiente Milano purtroppo coi tempi non è così efficiente, però appunto adesso abbiamo tutti i permessi, abbiamo già fatto lo strip out con tutte le bonifiche, quindi adesso a maggio spero che partiremo col cantiere definitivo. In realtà dell'edificio teniamo solo la struttura, lo scheletro, poi butti giù tutto, Ah, anche le ok. facciate, e rifacciamo tutto Ex novo. completamente da nuovo, con l'obiettivo di arrivare a un LEED Platinum, quindi moltissima attenzione all'ambiente, all'impatto che le nuove architetture, soprattutto queste,
diciamo, gli interventi di ristrutturazione, di recupero dell'esistente possano avere anche questi tipi di intervento una sensibilità, un'attenzione verso l'ambiente. Assolutamente, poi ora sono temi anche molto importanti. E all'incirca un progetto del genere, quanto tempo impiega per essere terminato? Visto che tu lo iniziai, hai detto, a maggio di questo anno. Sì, guarda, il cantiere, diciamo, tendenzialmente sono 18 mesi, sono circa 7.000 metri quadri, diciamo che con una buona impresa, con un esecutivo definito e senza cambi all'ultimo, diciamo, Ce la dovreste 18 fare. mesi si possono fare. Adesso bisogna capire un po', diciamo, con la pandemia, ovviamente ci sono delle limitazioni di carattere sanitario, quindi dovute alla sicurezza, Certo. al numero di persone in cantiere che magari rallenteranno un po', però sono confidente che secondo me in 18 mesi la struttura sarà finita, poi avrà qualche, diciamo, mesetto di commissioning, quindi di apertura, di messa a punto degli impianti e di consegna al cliente, al gestore, e poi penso che, diciamo, in un Vai più o meno entro la fine magari dell'anno prossimo come Esatto, tempistica. Io, quello è l'obiettivo, diciamo. Roberto, ti ringrazio tantissimo per le spiegazioni che ci hai dato. Purtroppo siamo arrivati al termine della nostra diretta e spero che ci possano essere magari ulteriori occasioni con te di guardare altri tuoi progetti. Anche Beh, uno stato. magari all'inaugurazione, quando facciamo l'aperitivo di Assolutamente. inaugurazione, mi sembra un ottimo motivo per rivederci. Molto, molto volentieri. Ti ringrazio e ti auguro di nuovo buona giornata. Grazie a Ciao voi. Ciao, Roberto, ciao ciao. Ginevra.